Ci tenevo a passare qui perché è stato ricordato anche, sono venuto senza i clamori dei fari accesi e delle telecamere accese durante il momento più duro che avete vissuto. E devo dire, da allora è nato anche la consapevolezza da parte del Movimento 5 Stelle di fare qualcosa di concreto. Quindi avrete sentito che è nato un percorso interno. Noi abbiamo questa abitudine nel Movimento 5 Stelle di tagliarci l'indennità e di mettere a disposizione per la collettività con le restituzioni. Pensate, lo dico perché pensate, il tema che adesso diventerà di grandissima attualità sarà il ripristino del finanziamento pubblico ai partiti. Perché adesso i partiti di fronte ai casi di corruzione dilagante che state adesso ascoltando, perché ci sono inchieste giudiziarie da nord a sud, dal Piemonte alla Sicilia, la politica sta reagendo in un modo che diventerà sempre più martellante. Dobbiamo ripristinare il finanziamento pubblico. Allora io voglio lanciare da qui un appello e lo voglio dire a voi perché lo ripeteremo dappertutto. Noi ci ricordiamo quando c'era il finanziamento pubblico. Col finanziamento pubblico i partiti rubavano ancora di più. Noi riteniamo certo che la politica ha un costo, ma questo costo va sostenuto in modo responsabile da chi fa politica. E sostenibile dal punto di vista finanziario lo è senz'altro, perché pensate che noi, da quando abbiamo rappresentanti al Parlamento e nei consigli regionali, abbiamo accumulato nel corso del tempo 100 milioni e distribuiti alla collettività e nessuno di noi è andato per strada senza, voglio dire, di che poter vivere, chiaro? E noi non accettiamo finanziamenti ma microdonazioni, per cui non ci vedrete mai i nostri rappresentanti, non vedete mai i nostri rappresentanti, parte di un sistema come ad esempio in Liguria, per cui anziché andare nelle istituzioni e decidere e valutare cosa è più importante, quali sono le iniziative utili per i cittadini, si mettono d'accordo con qualche imprenditore per capire cosa è più importante per arricchire l'imprenditore amico che poi ci finanzierà le campagne elettorali. Questo con noi non succederà mai. Allora, siamo scomodi, la ragione per cui ci attaccano, per cui ci dileggiano, hanno cercato, ricordate, durante il governo Draghi di dividerci, hanno cercato di buttarci fuori dal sistema politico, però noi siamo qui. Siamo più determinati di prima, siamo sempre assolutamente, rigorosamente devoti ai nostri principi e ai nostri valori e continueremo a perseguirli. E vi dico, quello che non si è capito, che questo è nel nostro DNA, è il patrimonio dei principi, per cui potremo salire nel consenso, scendere, non cambierà nulla. Questi sono principi e valori per noi non negoziabili. Noi siamo convinti, e io dopo aver fatto politica anche dal più alto grado delle istituzioni, come Presidente del Consiglio per 3 anni, ne sono convinto io più di prima, che si possa fare politica senza compromessi, si possa fare politica in modo onesto, pulito, cercando dalla mattina alla sera di capire cosa è più utile per i cittadini in un confronto trasparente, perché ricordatevi, la trasparenza è collegata alla legalità. Quando non hai nulla da nascondere, caro Graziano, quando non hai nulla da nascondere, il comune, la regione, Palazzo Chigi, deve essere una casa di vetro, tu devi poter parlare, rispondere sempre alle domande dei giornalisti, non devi fuggire. Devi poter parlare e spiegare tutto quello che fai. La trasparenza è la premessa ed è collegata alla legalità e all'onestà del modo di fare politica.
Qui a Forlì noi ci siamo convintamente. Hai ricordato, Graziano, che c'è stato un tavolo di confronto dove si è parlato di temi, programmi, obiettivi e quindi portiamo il nostro apporto, le nostre sensibilità. Voi avete vissuto un dramma molto serio, quello dell'alluvione. Hai toccato con mano anche che cosa significa evidentemente non curare l'ambiente, non preoccuparsi ovviamente di uno sviluppo sostenibile della propria comunità. Oggi non puoi più consumare suolo, abbiamo cementificato, oggi dobbiamo soltanto lavorare in un'ottica di rigenerazione urbana. E vedete che lavorando con intelligenza, senza demonizzazione, ma in modo intelligente, noi possiamo anche far volare l'economia, lo abbiamo dimostrato, ci siamo riusciti. Dobbiamo considerare la qualità dell'aria. L'incenerimento dei rifiuti è una tecnologia passata. Quindi dobbiamo, qui avete due inceneritori. Allora dobbiamo, piuttosto che emissioni tossiche, dobbiamo investire nelle rinnovabili. Sono tutte battaglie storiche nostre che abbiamo portato in questo programma. E assolutamente continueremo a batterci per una città che si sviluppi con piena tutela dell'ambiente, piena sostenibilità, piena trasparenza. Poi c'è, vedete, è un contesto anche più complessivo. Avete sentito i nostri europarlamentari, scusate, i nostri candidati all'Europarlamento, che mi sono buttato a fare. E mi conosco. Questo appuntamento elettorale qui a Forlì coincide anche con l'appuntamento elettorale per le europee. E qui vi voglio dire solo due notazioni, qualche breve notazione. È un momento veramente complicato, siamo di fronte a un bivio. Bisogna scegliere. Bisogna scegliere da quale parte stare, non si possono fare compromessi. O continuiamo a inviare armi oltranza e accettiamo tutte le conseguenze di questa strategia, cioè andiamo in guerra, perché ormai abbiamo mandato anche missili di lunga gittata. Dobbiamo soltanto adesso, fra un po' ci faranno fare la campagna elettorale europea, un attimo dopo Macron già l'ha detto. Mancano le truppe, la realtà, mancano le persone che combattono in Ucraina. Dovremmo mandare anche le truppe. Se questa è la strategia, ci porteranno a questo, con tutti i rischi di un'escalation degli esiti imprevedibili. Noi abbiamo detto dall'inizio, negoziati in pace, è l'unica via d'uscita. E quando qualcuno di voi mi ferma e mi dice, Presidente, ma non ci ascoltano? E noi dobbiamo rispondere che forse è colpa nostra, di tutti noi. È colpa nostra che non ci facciamo sentire abbastanza. È colpa nostra perché forse non ci vedono neppure. Ma noi non ci dobbiamo inginocchiare, dobbiamo star seduti, ci dobbiamo alzare in piedi, voi dovete votare. Perché il voto è il gesto di rottura democratica che potete compiere l'8 e il 9 giugno. Voi non potete rimanere a casa, non vi fanno capire. Noi siamo a un bivio in Europa. Il cessate il fuoco a Gaza. Adesso mi chiedevano è arrivato, no? Notizia ultima. La richiesta è un mandato di cattura per l'esponente di Hamas, il capo di Hamas, Sawir, e anche per Netanyahu. Allora, io l'ho detto all'inizio, il diritto internazionale umanitario esiste per tutti, va rispettato da tutti. Non possiamo noi sostenere che siccome abbiamo un capo terrorista, ed è un capo terrorista quello di Hamas, perché è un'azione terroristica. Però poi, siccome dall'altra parte c'è un premier eletto democraticamente, possa fare quello che vuole, sino a 35.000 civili palestinesi ammazzati, di cui
la maggior parte donne e bambini. E non si può ragionare così. Non si può ragionare così. Qui non è che dobbiamo fare un processo adesso, però noi l'abbiamo detto dall'inizio. Ed è la ragione per cui io mi sono vergognato, e lo dico pubblicamente, non mi sono sentito rappresentato da un governo che è andato all'ONU, in assemblea dell'ONU, per due volte si è astenuto di fronte alla risoluzione di una tregua, di un cessato il fuoco. E si è astenuto da ultimo ancora, qualche giorno fa, quando c'è stato da votare il riconoscimento, la legittimazione della Palestina a far parte dell'ONU. Si è astenuto per la terza volta il nostro governo. Io non mi sento rappresentato da Giorgia Meloni. Quando fa queste cose. E allora questo è un primo bivio, ma poi ci sono degli altri. Siamo ritornati all'Europa dell'austerità. L'Europa dell'austerità, il patto di stabilità. Ma io dico, puoi anche combattere una battaglia e perderla, perché gli occorre l'unanimità. Non era facile. Bisogna essere onesti. Non era facile. Ma voi avete sentito Giorgio Meloni, Giorgetti, combattere una battaglia? Hai sentito una proposta italiana per contrastare il ritorno al patto di stabilità che ci porterà 13 miliardi minimo di tagli l'anno? Questi tagli andranno a incidere sulla sanità, sull'istruzione, perché attenzione, questo governo non taglierà gli investimenti militari, stanno lì forsennatamente concentrati in una corsa al riarmo. Quella che era la transizione ecologica è diventata la transizione militare e nessuno dice nulla. E noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo stare seduti? Vogliamo accogliere in modo genuflesso tutte queste decisioni? Ma facciamoci vedere, alziamoci in piedi, andiamo a votare. Perché è un bivio questo. O transizione militare o transizione ecologica. O negoziati di pace oppure escalation militare senza fine. E così via per quanto riguarda gli altri diritti. Avete sentito le battaglie che combattono i nostri attivisti e anche le persone come Martina Pluta, Ugo Ruggeri, che sono venuti qui a rinforzare le nostre battaglie. Noi dobbiamo combattere, per esempio, questo tema degli allevamenti super intensivi, ma ci riguarda anche la nostra salute. Ma voi avete mai visto questi allevamenti, come, con quale, a parte la crudeltà con cui vengono trattati gli animali, ma ormai sviluppano delle resistenze agli antibiotici, non sappiamo più che cosa mangiamo. Ma noi dobbiamo, non possiamo dare soldi a modalità di allevamento che non rispettano l'ambiente, che maltrattano con crudeltà gli animali e addirittura compromettono la nostra salute. È una follia. I soldi diamoli invece per incentivare allevamenti sostenibili. Oh no! Sono delle cose, vorrei dire, banali. Perché non siamo tutti d'accordo? Perché la politica non riesce a fare le cose giuste? Perché ci sono degli interessi economici, sempre deviati, sempre nella direzione sbagliata. Allora noi, da questo punto di vista, siamo liberi di poter dire quello che pensiamo, quello che riteniamo utile per noi. E sulla parità di diritti c'è ancora tanto da fare in Europa. Noi abbiamo un divario soprattutto di genere. Oggi tutte le statistiche ci dicono che in Italia, pensate, a parità di mansioni, a parità di livello, una donna prende in media l'11% in meno del salario, della retribuzione di un uomo. Si arriva anche a punte di 20-25% di differenza. Ma questo, qual è la ragione? Ditemi. Qual è la ragione per cui una donna, quando fa un colloquio di lavoro, si deve sentire dire: ma lei ha figli, vuole fare figli? Questa domanda va cancellata. Allora, come? Però, no, aspettate. Se io mi fermassi qui sarebbe slogan, no? Tutti quanti non stanno d'accordo, giusto? Perfetto. No,
devi trovare invece delle soluzioni concrete. E allora noi abbiamo la proposta anche qui, congedo paritario. Paritario di modo che consenti anche al papà di stare a casa e la donna non è costretta a rinunciare. Perché guardate, c'è una dispersione lavorativa delle donne, per cui quando c'è la nascita di un figlio, una su cinque abbandona il lavoro. È la dispersione, diciamo, lavorativa che abbiamo nel paese più incidente, più incisiva. E poi le politiche del lavoro, conoscete le nostre battaglie, non le riassumo, ma prendere 3-4 euro lordi l'ora, secondo voi è una paga questa è schiavitù, non è dignità del lavoro, quindi salario minimo legale. Questa battaglia non ci perderà nessuno, nessuno. E poi stiamo andando verso il precariato. Adesso si discute, allora dobbiamo, ci sono anche referendum sul Jobs Act, eccetera. Io dico solo una cosa, noi siamo quelli del decreto dignità. Col decreto dignità, nel governo Conte 1 che abbiamo introdotto, noi non abbiamo detto che non puoi concludere un contratto di lavoro a tempo determinato, perché c'è anche quello. Però non può essere la regola. Abbiamo semplicemente detto: se vuoi tu imprenditore un contratto a tempo determinato, dici la causale, dici la ragione, giustificalo. Non può essere la regola, perché se tu precarizzi i rapporti di lavoro in modo indiscriminato, alla fine sapete che succede? Che tutto il sistema si impoverisce, le famiglie si impoveriscono, i lavoratori. Non posso più andare in banca, le posso fare un contratto perché gli porto un contratto a tempo determinato, allora lo metti su famiglia, allora è tutto un circuito che si blocca, o no? E allora, per carità, non demonizziamo i contratti a tempo determinato, ma non facciamo del lavoro a chiamata, intermittente, interinale, a tempo determinato, la regola. Incentiviamo i contratti a tempo indeterminato, come abbiamo fatto noi. Come sempre lo abbiamo studiato con grande attenzione. Abbiamo visto cosa succede all'estero, in giro per il mondo. Abbiamo visto addirittura cosa succede in Australia, cosa succede in Giappone, dappertutto. Oggi, per migliorare la produttività, il nostro sistema ha un problema, perché la produttività in Italia si riduce, i salari ovviamente, il potere salariale è anche molto basso. Siamo sempre il fanalino di coda. I salari sono bassissimi. Negli ultimi anni si sono abbassati sempre più rispetto agli altri paesi. Allora dobbiamo contrastare questo meccanismo. Qui la competizione per molti significa che paghi sempre meno, no? Che hai contratti sempre più precari, no? Non vai da nessuna parte come sistema paesi. Allora, incentiviamo i contratti a tempo indeterminato, tagliamo il costo del lavoro, ma soprattutto battiamoci per la riduzione dell'orario di lavoro a parità salariale. Attenzione, aspettate, non mi applaudite così, perché se no se va così allora lavoriamo di meno tutti contenti. No, c'è un progetto sperimentale, una proposta di legge a mia prima firma. Non lo puoi fare, ve lo dico, in tutti i settori di attività, perché quelli dove c'è ad esempio il rapporto con la clientela è un problema, ma in quelli, in tanti settori ad alto impatto tecnologico, sperimentato dove è stato applicato. Se tu mi riduci, per esempio, mi lasci un giorno libero in più, un weekend più libero, o mi dai la possibilità comunque di spalmare in un orario più ridotto, mi lasci la libertà di poter coltivare anche del tempo libero, di poter recuperare gli affetti, una vita sociale. Si lavora meglio, c'è maggior benessere, c'è maggiore produttività. Lo dimostreremo, sono premi Nobel, David Card ha preso il premio Nobel per l'economia con questi studi. Noi siamo testardi, riduzione del tempo di lavoro a parità salariale, faremo sperimentazioni con la nostra proposta di legge quando verrà applicata e dimostreremo che abbiamo ragione. Grazie.